primo incontro a Palazzo San Giacomo per preparare gli stati generali del mare del prossimo ottobre, un grande contenitore di discussione e di progettazione per disegnare su scala metropolitana le strategie e gli interventi che in vario senso fanno riferimento al mare. Noi abbiamo cercato finalmente di mettere il mare al centro dell'azione amministrativa e politica della città. Ad esempio, le risorse che sono state inserite nel patto per Napoli sulla depurazione di San Giovanni è per noi strategico, per completare il recupero della linea di costa dell'area orientale. Bagnoli, noi siamo molto soddisfatti di questo accordo, se ne parlerà molto in città nelle prossime settimane, mi auguro che se ne parli con le carte alla mano e non tanto per parlarne, perché ormai non stiamo nel parlare, siamo nell'attuazione. All'assemblea indetta dal Comune di Napoli e condotta dalla responsabile della delega al mare Daniela Villani hanno preso parte istituzioni, imprenditori, operatori sociali e culturali del territorio. All'interno di questi stati generali ci saranno, con la partecipazione appunto come dicevamo della Federico II, del CNR, della Partenope, ma anche della Stazione Dorn, ma anche dei circoli, delle associazioni appunto sportive acquatiche, degli albergatori, della Federpesca, sicuramente mi dimenticherò qualcuno perché sono veramente tantissime le adesioni, ovviamente l'autorità portuale col presidente Spirito, la capitaneria di porto con il capitano Castellano, abbiamo avuto un'adesione anche degli armatori. Il mare come risorsa ambientale, turistica, economica o semplicemente come parte dell'habitat urbano. L'idea guida è quella di creare a monte l'incontro di interesse pubblico e proposta privata per una progettazione partecipata di tutto quanto riguarda l'ambito marino. Vorrei ricordare che nel documento di programmazione economica e finanziaria della città metropolitana, con l'assenso di tutte le forze politiche, abbiamo messo per la prima volta il progetto di trasporto mare, tutta l'area metropolitana, quindi da Pozzuoli fino a Sorrento, trasporto pubblico e trasporto turistico. Quindi è in atto uno studio di fattibilità, si farà una gara, ci sono risorse economiche, questo significa non solo pendolarismo all'interno della città tra noi napoletani o abitanti della città, ma anche una visione turistica del territorio. Quindi guardando oltre la città, ma in chiave città metropolitana, ragionare sulla possibile economia del mare, sulla possibile blue economy, sui trasporti appunto via mare e su tutte quelle appunto potenzialità che il mare offre e che noi abbiamo il dovere di mettere a sistema. Attraverso un questionario sono stati raccolti i primi spunti e le prime proposte. Altre informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.napoli.it.